Buonasera. Come diceva il signor Colonnello, è una delle tante operazioni che negli ultimi mesi abbiamo svolto proprio in sinergia con la Compagnia di Sanremo. Ricorderete che circa un mese fa a Polverodi era stata sequestrata una serra con 2000 piante e arrestate 3 persone. Quindi questo è un altro risultato importante che dimostra, ecco, la collaborazione che esiste fra le parti dell'ARMA per contrastare lo spaccio anche ad alti livelli delle sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda, ecco, l'attività di ieri, fa parte di un monitoraggio che stiamo svolgendo nell'entroterra, in particolare di Polverodi e Ospedaletti, che sembrerebbe una zona in cui si concentrano parecchie serre e che sono state convertite da coltivazione di fiori a coltivazione di più redditizia in questo periodo di marijuana. Proprio in questo ambito, ecco, di monitoraggio abbiamo individuato questa zona, queste zone, questo appezzamento di terreno con delle serre, e ieri mattina abbiamo fatto un appostamento in attesa che arrivassero i proprietari. Proprietari che poi abitavano in una casa proprio attigua a queste serre, sono padre e figlio. Il padre, come vedrete sul comunicato, un 56enne coltivatore diretto, il figlio un operaio 24enne, che come ogni mattina sono usciti, sono andati in questa serra all'interno della quale esisteva un box in lamiera chiusa a chiave. In quel momento siamo intervenuti e praticamente abbiamo presi con le mani nella marmellata, perché poi, svolgendo un'altra attività di perlustrazione di tutte le serre che avevano, però avevano parecchie serre, abbiamo individuato 2 serre sempre chiuse con un lucchetto e che all'interno, tra le fessure dei vetri, erano, si vedeva in modo chiaro che erano piante di marijuana alte fino a 2 metri. Quindi abbiamo fatto la perquisizione, negavano di avere le chiavi per aprire, il fatto sta che le chiavi saltano fuori e riusciamo a aprire queste serre e questo box. Quindi nelle serre troviamo circa 400 piante, tutte in avanzato stato di coltivazione, quindi già quasi pronte per il taglio, altissime 2 metri, tanto che per entrare abbiamo dovuto prima tagliare, poi entrare, perché erano proprio a ridosso dell'entrata. E dentro questo box, che era un essiccatoio dove c'erano delle ventole, delle cassette di plastica con all'interno già la marijuana tagliata in essiccazione, quindi 32 kg di questa sostanza. In più, in un laboratorio, un vero e proprio laboratorio, abbiamo scoperto un vero e proprio laboratorio sotto l'abitazione, dove trituravano, ecco, la marijuana, quindi c'erano 2 macchinari appositi, vi erano poi il tavolo su cui sarebbe stata poi divisa la sostanza, pesata e confezionata. Sempre poi nell'ambito, ecco, di questa attività siamo riusciti poi ad individuare un altro soggetto collegato alla coltivazione, di cui parlerà il comandante della Compagnia di Sanremo, che ha operato poi l'arresto proprio nel centro di Sanremo. Sì, diciamo che dopo il blitz effettuato dai militari della Compagnia di Bordighera, che si erano appunto appostati in attesa che padre e figlio entrassero all'interno della serra e del laboratorio, hanno utilizzato anche l'essiccatoio. Contemporaneamente siamo usciti, grazie alla stretta collaborazione, anche a risalire a un terzo soggetto coinvolto, un 48enne trasportatore di Sanremo, e ci siamo recati presso l'abitazione di questo individuo. Dobbiamo dire che subito entrando la cosa era evidente, non c'è stata molto da cercare, almeno inizialmente, la droga era sul tavolo, già c'era una cospicua quantità di droga sul tavolo. Successivamente abbiamo esteso le perquisizioni naturalmente a tutta l'abitazione e abbiamo trovato altre sostanze stupefacenti. Soltanto a casa aveva circa 1,3 kg. Soltanto che vi faccio vedere anche la foto dei vari. Questa è la droga contenuta nelle cassette in essiccazione. Questi invece sono i vari contenitori sigillati e in vetro, e in particolare che questi contenitori in vetro erano presenti anche nel laboratorio, proprio a confermare la stretta correlazione tra i soggetti sottoposti che sono stati arrestati.
altri contenitori in plastica che avevano anche un diverso grado di essiccazione e anche, come vedete, anche un contenitore già sottoposto, già sigillato, quindi pronto per lo snapshot, oltre al classico bilancino di precisione. Quindi se siamo partiti dalla serra in cui veniva prodotto e essiccato, quindi una fase di confezionamento e a casa sostanzialmente dove si poteva anche tranquillamente vendere con il classico